Episodio 14. Albero genealogico. Eh sì, certo. Oh, bellino questo posto, questo mi piace. Non so perché mi ha dato una certa vibe da Sonic, questo livello. E già la bambola messa qui? Ma questo giro si sono un po' sprecati, eh. Aspetta un attimo. Fammi vedere. No, volevo vedere se potevo salire là sopra. Pensavo per un attimo fosse qualcosa di... Ah beh, sono sempre io che, come al solito, penso 200 volte prima di fare le cose. Bastava esattamente 2 secondi che aspettavo e ci sarei salito lo stesso. Sempre l'impazienza. Ah, calmo. Sempre l'impazienza del videogiocatore a volte. Vedi un oggetto, la prima cosa che fai è vedere se esiste modo di raggiungerlo senza dover per forza aspettare, perché pensi che se lo ottieni prima vuol dire che sei stato più bravo. Ah, che belli quegli uccelli. Stavo guardando la qualità dei modelli mentre andavano. Sono 2D, però effettivamente hanno quell'aspetto in lontananza che li fa sembrare veramente tridimensionali. E di nuovo le nostre carissime mine. Allora, calmi tutti qua. Aia, Dio mio. Dio mio, che volo che mi ha fatto fare. Ne ho perso addirittura il controllo. Ehi, crash, 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 che fai? È impazzito. Cioè, penso che in realtà questo pezzo avrei dovuto continuarlo sempre con lo stesso salto, solo che Crash si è un attimo imbambolato sulla piattaforma e ha fatto... Crash lo scoppio gorilla distrugge 25 scagnozzi. Vieni qui. Un calcione dritto in faccia e via. Ecco fatto. Dai. In realtà questa parte non è difficile. Il punto è, devi aspettare che spawnano. No, che palle che lo scorpio cacchione qui non si gira dall'altra parte quando usa il triangolo. Ecco fatto. Era una missioncina iper semplice questa. Si faceva veramente in un attimo. Solo appunto devi, come al solito, aspettare che loro spawnino. Ed è quello il punto che ti mette più tempo. Ma mi chiedo sti calderoni di cose. Ok, no, per un attimo pensavo fossero tipo esplosivi che mi avrebbero ucciso. Però no, ho sbagliato. Addio, amico scorpiorilla. Dammi, esatto, un po' di... Ehi, 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 dove vai? Sei rimbambito Crash, sto per dire Shrek. Ecco fatto. Queste sono le cose che non vuoi mai che ti succedano mentre giochi, che il controller prende e va da solo. Tra l'altro non ho ancora visto un cesso. Cosa? Devo arrivare fin là sopra? Ma sembra uno di quegli alberi... Ah! Dio mio, pazzi, scriteriati! Comunque, dicevo, uno di quegli alberi usciti direttamente da Legend of Zelda. È morto? È scivolato sull'angolo, Crash. E se la ridono pure? Ma pezzi di merda! E attacco Voodoo. Ecco qua. Addio agli stronzi voodoo. Questa si rompe, sembrerebbe di no. Voodoo ti fa male.
Voodoo ti fa male, ti un calcio in faccia, ti sbacco. Aia, ma che palle! Nemici armati di lancia. I peggiori nemici del corpo a corpo. Dai. Ecco qua. Credo di aver sentito Ubaldi con quest'ultimo tizio qua, Voodoo. Mi sembra di aver percepito la sua voce. Ok, per me questo sarebbe già fine livello, però sicuramente no, ce n'è ancora di roba. Aia, Crash. Allora, qua non c'è nulla. Ecco qua, invece si va giù di scherzoni. Libertà! Ehi, libertà. Te la do io la libertà, quella di morire, scemo. Belle però sta salita sulle vertebre. Non fosse stato un Crash Bandicoot, una roba del genere, sarebbe di un'ambientazione terribilmente wow per un gioco JRPG, per dire. Una creatura gigante così e tu gli sali sulle vertebre. Fighissimo. Certo, anche in Crash fa la sua figura, eh. Intendo che qui è molto più... Bello il pipistrello. È molto più leggera come cosa. La prendi un po' sullo scherzare, ma è una creatura enorme. E questa è la sua spina dorsale. Cioè, capiamoci, è incredibile. Ti fa pensare, minchia, se questi sono i titani e sono poco più grandi di noi, ce n'è qualcuno un po' più grosso, ma questa creatura lo ha cos'era? Il gigante colossale dei titani. Aia. Ecco qua. Vieni qua, non ucciderlo. Pazzo. Bello. Allora, aspetta. Ho l'impressione che secondo me... Oh, possiamo muoverci mentre ci difendiamo con lui. Aia, 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 no, no. Allora, mi piace un sacco che usa... Che usa le ali come arma. Sono comunque delle lame. Fighissimo. Però a livello di combo... Cioè, non ha combo lui. Lui attacca e basta, fine. Lui è solo sta slengata con la lama, con l'ala e basta. Carino, ma... nel senso... Ecco qua. Purtroppo questo è il modo più veloce per ucciderli. Perché appunto... Facendo solo un colpo con il quadrato. Ma vedi che lui fa una combo. Solo io però faccio un attacco solo. E non capisco come mai. Becca di questo, va. Ah. Perché lui fa... No, aspetta, non ha senso però. Perché la combo del quadrato dovrebbe essere distaccata da quella del triangolo. Non capisco. Sì, certo. Un altro po' di colpi non ci stavano. Mi ero dimenticato che posso fare anche questo. Me lo dimentico che ne abbiamo avute talmente poche di possibilità di farlo con l'attacco qua. Dio mio. Ma perché tu fai le combo e io non le posso fare? Ma sei stronzo. Sei un pezzo di merda allora. Lo fai apposta. A parte che quanta gente c'è ancora da tirare giù per poter avanzare. Ecco qua, dammelo subito. Ecco qua. Addio ai pigmei. Finiti? Ovviamente no. Prima io, mi spiace. Mi spiace, ma attacco prima io. Non capisco
Allora, me l'avete detto di guardare le informazioni, per carità, ed è vero. Però quello mangia via un po' di, diciamo, interesse nel gioco, nello scoprirlo senza andarti a vedere effettivamente cosa fanno. Comunque avevo ragione, è quadrato, triangolo, quadrato. Tutto qui. Non mi piace molto lui. Nonostante sia figo in realtà, prendete le carote. Mi prendo tua madre io. Dite che ci arrivo? Perfetto. Queste sono le soddisfazioni che ottieni se ci tenti. Va, no, 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 ho sbagliato. Ok. Vai, dammelo. C'è un problema con questi giochi vecchi e l'ho riscontrato anche con i giochi del Game Boy Advance. Ogni volta che sento un suono in particolare che mi ricorda la vibrazione del cellulare, io vado a vedere, io mi devo fermare perché mentalmente penso mi stanno chiamando. In realtà non ce n'era bisogno per niente, però già che c'eravamo, almeno l'abbiamo fatta in grande stile questa cosa, dai. Ci manca poco per salire di livello e beh, mi dispiace, è stato bello, ma ci salutiamo qui. Allora, ecco qua, 20 vite, non male. Questi fanno rimbalzare? Sì. Ecco qua. No, no, no. No, 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 no. Ecco fatto. Sembrano molto delle piante di fave. Perché la fava ha lo stesso tipo di forma e cresce un coglione che scivola sulle piante di fave. Dio mio, non avrei mai pensato di dire una frase del genere, ma Crash è caduto sulla fava. Oh Gesù. Ecco fatto. A posto. Che poi ti mettono sti pezzettini di aura piccolissimi in punti difficili da raggiungere, quando alla fine questi sono il meno dei punti. Mandeko! E Mandeko. Ma basta! Ogni volta quando la gente inizia le combo e tu non ne puoi fare neanche una. Mamma mia. L'ingiustizia in certi giochi è veramente assurda, perché ti mettono in condizione che loro spammano colpi e tu non puoi fare nient'altro se subirli, che subirli e basta. Che è una stronzata assurda poi. Ecco qua. Vieni qui, vieni qui. Ah, merda. A posto. No, cosa fa? Che fai? Si era imbambolata l'animazione. Dai, come hai fatto a colpirne solo uno? Ma che palle. E uga buga. Allora, non fa niente che abbiamo perso il pipistrellone. La cosa buona è che si erano incastrati tra di loro. Che palle, Crash, quando le combo le fai a cazzo come vuoi tu, però. Vedi, perché non lo fai caricato ogni volta quello, il triangolo? Non è questione di tempismo, sei tu che sei stronzo. Ecco fatto. Eppure, quanta gente c'è ancora? Crash, fottiti, porca puttana.
Vediamo se riesco a farli ammazzare da loro. No, non posso tornare indietro. Volevo tornare indietro e farli provare ad ammazzare mentre io saltavo sul fungo. Dai. Ecco fatto. A posto. Ma vaffanculo. Quando voi volete fare la vostra combo ci mettete un attimo però, eh. Se devo farla io invece ci devo mettere tre quarti d'ora. E ovviamente il vostro non si interrompe di caricamento dell'attacco. Il mio è un miracolo se già riesco a farlo. Io non simpatico si è arrabbiato. Io non simpatico si è arrabbiato. Quanto ti si vuole bene per Teobaldi però. In questi momenti proprio non c'ho testa per dire che ti voglio bene, ma veramente... Cazzo, quanto odio queste stronzate nei giochi. Finito il livello, di sicuro. Lo sapevo. Però abbiamo preso tutti i cessi, almeno. Ci mancavano 11 nemici. Chissà dove cacchio li abbiamo abbandonati. Uga buga. Uga buga.